これはね、ingannata con soddisfazione da cominciare appena costruito col 3. Adesso lo rilasciamo, non evitare la cassetta piccola vispa che si è mandata con molta abilità, e l'ho fatto in vetro per capirci questo. Non so se si riesce a vedere, lo liberiamo per un attimo. Sì. Però sempre la carpetta. Ho ingannato la carpa con questo artificiale, e che ha una caratteristica molto semplice. Questa parte qui, come vedete, è bella morbida, e quindi il pesce, nel momento in cui la va a mangiare, crede proprio di avere un verme o un lombrico, un'esca, comunque un'esca, un insetto vero, perché questa parte qui, oltre ad essere morbida, è anche galleggiante, e di conseguenza si dispone in questa maniera quando è sul fondo. Inoltre dietro ho messo del bucktail che funge anche in caduta, fa cadere un po' più morbidamente. Queste due antennine che nei barbigli della carpa creano sicuramente curiosità. Poi si trovano questo qui, e infatti sta facendo veramente, sta facendo un bel lavoro questa mosca qua. Possiamo bloccare il filo di montaggio. Ecco. A questo punto prendiamo un po' di glass. Verso il basso, andiamo a bloccare un tubo di pacco. Ok, andiamo a prendere un ciuffo e lo tagliamo. Facciamo un po' di pulizia. Pelo. Parliamo davanti un ciuffo, che poi comunque lavorerà reversa.
questo punto blocchiamo il filo di montaggio, il battery. Un goccio di attacca prima di attaccare gli occhietti. Aspettate nella andiamo a tagliare qui. Attacchiamo gli occhietti, la pennella, che sono corretti per pescare nei posti dove c'è poca acqua e le carpe non possono essere disturbate. Corrente lenta e poca profondità. La limitazione farà il classico in acqua, ok? Quindi va bene così. A questo punto continuiamo con fissiamo il corpo, prendiamo del materiale sintetico, delle fibre di vario tipo, materiale sintetico tipo dell'aria, qualcosa del genere, si fissa così. Una volta ripulito il batte, lo attacchiamo al batte rosso. Allora, cerchiamo di fare tutto il materiale sintetico in modo da seguire il più possibile la curvatura dell'aria, perché questo dovrà lavorare reverso, ve lo ricordo. Qui a questo punto abbiamo, torniamo con il filo di montaggio un po' più indietro, andiamo a vedere qui il montaggio, spariamo verso il basso anche il batter. A questo punto con il filo di montaggio abbiamo finito.
Poi se si vuole piombarla di più basterà attaccare un secondo punto, facciamo un bel nodo di chiusura e abbiamo finito la parte con il filo di montaggio. Corso di APEC, l'impressione è quasi finita. Andiamo un po' di resistenza. Ecco. A questo punto prendiamo il tetrapack, che è questo materiale elastico ma allo stesso tempo sintetico e galleggiante, tagliamo una fetta quanto lungo vogliamo fare il nostro corpo. A questo punto spigoliamo un attimo, facciamo una piccina così, andiamo ad avvolgere il materiale, questo che si avvolge su se stesso. Ok, premendo un attimo, solo che tagliamo l'eccedenza.